Bentrovati a voi tutti, prima edizione di Ora TG che apriamo con la cronaca. Andiamo subito a Catania, bancarotta fraudolenta, 8 persone tra imprenditori e professionisti sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza Etnea, sequestrati beni finanziari per circa 10 milioni di euro nel mirino gli esercenti di alcune società di trasporto merci per conto terzi, bancarotta pilotata per non pagare le tasse, questo affermano gli inquirenti. Vediamo. Il pensionato che viveva con 17.000 euro l'anno, ma poi in via Duca degli Abruzzi, nel cuore di Picanello, a Catania, aveva una villa da fare invidia, le aziende a lui riconducibili, così come al fratello e al figlio di quest'ultimo che spalmavano i debiti su un corollario di imprese intestate a teste di legno, a stranieri nullatenenti, che non solo si assumevano gli oneri passivi, ma non pagavano neanche l'IVA dovuta all'erario, fino a che non affogavano nei debiti e si arrivava così a dichiarare fallimento. I documenti contabili venivano fatti sparire, bruciati, lo vedete, negli stessi magazzini dove avrebbero avuto sede nuove società pronte a stilare bilanci in rosso e che, ennesimo paradosso, avrebbero beneficiato pure delle agevolazioni fiscali previste per le neonate attività. Stanno distruggendo tutto della Igotrans. Era un sistema quasi perfetto, quello portato avanti da 10 anni a questa parte, attorno al quale hanno ruotato professionisti come avvocati, notai, direttori di banca e creditori di fama nazionale ed internazionale, quello fino ad ora da questi mai denunciato, ma che è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Catania, che su delega della Procura distrettuale della Repubblica ha arrestato 8 persone ed emesso nei confronti di una nona una interdittiva. Al vertice dell'associazione criminale i fratelli Riccardo e Giovanni Reitano, il figlio di quest'ultimo, Antonio Luca Maria, le cui aziende operavano nel settore trasporto merci conto terzi, nell'ultimo periodo specializzati nella logistica farmaceutica. Il regista era Fabio Saccuzzo, commercialista di fiducia, che proteggeva il patrimonio del gruppo Reitano già nel 2013, oggetto di un'altra operazione per reati dello stesso tipo. In quella odierna, denominata Tir Camaleonte per la velocità e facilità con cui le aziende cambiavano pelle al servizio di quelle della galassia Reitano, che aveva sedi tra Catania, Palermo, Cosenza, Lodi e Roma, i reati contestati sono associazione a delinquere finalizzata alla sistematica realizzazione di bancarotte fraudolente, patrimoniali e documentali, e reati tributari, ovvero emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per un ammontare di 7 milioni di euro, nonché omesso versamento di ritenute e di imposte, qui i milioni non versati sono 40. In cella inoltre Luisa Spampinato, ex convivente di Riccardo Reitano e volto di fiducia, Antonio Lopresti, che si occupava di gestione amministrativa e contabile, semplice impiegato solo ufficialmente, 2 cittadini di nazionalità cubana e Maria Correnti, amministratore delegato di 5 società del gruppo che vanta una pianta organica complessiva tra autisti e magazzinieri di 100 unità. Sequestrati inoltre in via preventiva 10 milioni di euro e 2 società attive, la RTN con sede legale a Milano e la JBC SRL con sede a Mister Bianco. 3 degli arrestati sono ancora irreperibili. Nelle interviste che seguono, gli inquirenti spiegano come hanno capito cosa non andasse in seno alle società che sono state protagoniste di questa vicenda giudiziaria. Per 10 anni hanno emesso fatture false, c'era un'organizzazione dietro che operava in serenità. Proprio così. Già nel 2013 si evidenziò come queste società facenti capo a Reitano fossero autrici di reati contro la legge fallimentare. E tuttavia la vera complessiva attività che è stata posta in essere da questi soggetti per frodare il fisco, per ricavare guadagni, per frodare i fornitori, si evidenzia soltanto con l'indagine attuale. Noi, utilizzando nuove metodologie investigative, perché vedete, questi non sono reati di strada che emergono e vengono portate all'attenzione dell'inquirente, è l'inquirente che deve elaborare strategie che consentano di scoprire questi reati. Non sono reati che si scoprono da sé. Attuando questa nuova metodologia abbiamo compreso come, partendo da alcuni reati spia, come i reati di evasione fiscale, eccetera, vi fosse a monte tutta una regia occulta per poter frodare l'erario, per poter frodare il fisco e attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti ricavare dei guadagni che ovviamente venivano sottratti alla società e rimanevano nelle mani
degli imprenditori reitano. Il paradosso è che si creavano altre aziende che ricevevano i contributi statali. È proprio così, era una catena che veniva creata perché ovviamente le società erano destinate ad avere una vita molto breve, dopo queste società ne dovevano seguire altre, dopo i primi amministratori compromessi ne dovevano seguire altri e la catena andava avanti fino a quando non è intervenuta l'attività del nostro ufficio che ha scoperto l'intero giro. Io vorrei innanzitutto chiarire una cosa, non si tratta, anche i tecnici, i commercialisti, tra cui il Saccuzzo che sono stati indagati, non si tratta di geni della finanza, di persone che abbiano posto in essere tecniche particolarmente raffinate, stiamo parlando sempre di bassa criminalità, non abbiamo potuto contare sulla collaborazione di nessuno. È stata un'indagine estremamente rapida, considerato che è stata condotta non soltanto con un esame documentale ma con intercettazioni telefoniche ed ambientali. E sono questi strumenti che oggi consentono di andare a vedere oltre quello che c'è dalle fatture o dai bilanci ad individuare i prestanome, che poi sono sempre soggetti nulla tenenti e che quindi non possono essere aggrediti da un punto di vista fiscale e che si prestano per poche centinaia di euro al mese a farsi intestare da chi invece è la vera mente di queste organizzazioni, che sono veramente una piaga per gli imprenditori onesti e per lo Stato, perché non pagano i propri creditori e non versano i soldi delle imposte all'erario. Io li definisco dei parassiti economici. Specifichiamo nel settore dei trasporti, della logistica. È tir camaleonte l'operazione, proprio perché loro cambiavano spesso società che poi portavano al fallimento, creando nuove società, questo senza alcun problema, con la connivenza di un commercialista che era la regia tecnica, se vogliamo, di questo sistema fraudolento estremamente complesso, con un giro di fatture false per oltre 70 milioni di euro. Rimaniamo a Catania, ma per dire che agenti del commissariato di Librino assieme al Dipartimento Veterinario di Igiene Pubblica dell'ASP, nell'ambito di alcuni servizi congiunti volti alla tutela della salute pubblica, hanno effettuato un accurato controllo nel ristorante di una nota azienda multinazionale. Nel corso dell'attività è stata accertata la mancanza delle necessarie autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'assenza degli attestati di formazione alimentarista per 4 dipendenti, nonché violazioni in materia di sicurezza sui luoghi del lavoro. I veterinari hanno anche eseguito a scopo preventivo il campionamento di alcuni tranci di salmone. Nulla da eccepire per quanto concerne la salubrità degli alimenti e le condizioni igienico-sanitarie dei locali addetti alla preparazione e alla somministrazione degli alimenti. Complessivamente sono state irrorate sanzioni amministrative per circa 25.000 euro. Ci spostiamo a Vittoria, anziane chiuse in casa chiave, in una casa di riposo. Il titolare è stato arrestato dalla polizia Iblea. Anziani chiusi a chiave nelle stanze e lasciati da soli all'interno della casa di riposo, succedeva a Vittoria nel Ragusano. Una gestione irresponsabile, da incubo per i nonnini ospiti, quella del quarantenne Arturo Felisati, titolare della struttura degli orrori, finito in manette dopo l'irruzione dei poliziotti. L'uomo pare avesse licenziato una donna che faceva il turno di notte e anziché assumerne un'altra avrebbe abbandonato a se stessi gli anziani nelle ore scoperte, l'intera notte appunto e alcune ore del giorno. Nelle ore scoperte di assistenza, l'intera notte appunto e alcune ore del giorno. Una sola badante per 6 ospiti, 5 donne e un uomo, non autosufficienti, malati di Alzheimer o altre gravi patologie invalidanti. Il blitz è scattato dopo una telefonata anonima per le urla e i lamenti strazianti di una anziana che nel tentativo di scendere dal letto e andare in bagno era caduta senza riuscire più a rialzarsi per le fratture e lesioni procuratesi. I poliziotti della squadra mobile di Ragusa, entrati da una finestra con la collaborazione dei vigili del fuoco, non credevano ai loro occhi. Assenti, titolari, dipendenti, c'erano solo gli anziani segregati. Erano impauriti perché da ore sentivano le urla della loro compagna di stanza, non sapevano
chiedevano cosa fare, la incoraggiavano ad alzarsi, ma quest'ultima non riusciva. Un'attività peraltro registrata come associazione di volontariato, mentre invece i familiari pagavano una retta mensile ed erano tenuti all'oscuro del trattamento riservato ai loro cari. Un'anziana in particolare, piuttosto che essere assistita a H24 come era necessario, sarebbe stata chiusa in uno stanzino con servizi igienici all'interno per evitare che facesse i bisogni dappertutto. Quanto accadeva da tempo all'interno della struttura, oltre che appreso dai resoconti di vicini e badante, è stato confermato dalle telecamere del sistema di videosorveglianza, che mostrano esattamente le ore di assenza di lavoratrici e della presenza sporadica del titolare. Sono stati trovati anche farmaci scaduti. L'arrestato sulle prime ha mentito dicendo di aver dormito all'interno della struttura. Per lui accuse pesantissime. Deve rispondere di sequestro di persona, maltrattamenti, abbandono di persone incapaci e lesioni personali. Andiamo ancora avanti con la cronaca. I carabinieri della stazione di Acireale hanno arrestato un 52enne per atti persecutori ed estorsione, non rispettando le regole del buon vicinato e soprattutto alla cura degli spazi comuni in condominio. Era stato più volte ripreso dai vicini di casa, che lo avevano invitato a modificare i propri comportamenti piuttosto che recepire gli ammonimenti. Ne ha tratto spunto per confermare la sua egemonia, affermano i carabinieri, manifestando condotte aggressive e minacciose, sfociate in diversi atti di vandalismo o gridando a squarciagola dal cortile se vi affacciate dal balcone vi ammazzo, fino a giungere a due episodi definiti dai militari dell'arma clou, la pretesa che uno dei condomini gli mettesse a disposizione un garage a titolo gratuito e la rappresentazione più magra quando ha preso la testa di una bambola e trafiggendola con uno spillone in ferro l'ha fissata ad una parete del caseggiato, scrivendo accanto alla frase «Questa fine farete voi». Intanto i carabinieri della stazione di Giarre hanno arrestato in flagranza un 32enne del posto perché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente. Il nascondiglio scelto dal pusher era una vecchia Audi A4 in stato di abbandono, laddove all'interno del passaruota i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 69 dosi di cocaina, 71 dosi di marijuana, già pronte per essere piazzate ai clienti. A Catania invece la chiamano già la stalla della droga perché sotto lo sterco di cavalli custodiva la marijuana. In manette è finito un uomo catanese. La stalla della droga si trovava nel quartiere di San Giorgio a Catania. Arrestato ieri sera dagli uomini della squadra volanti, l'uomo che l'aveva in uso, un 52enne, Giuseppe Antonino Lopresti, è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, durante un normale servizio di controllo del territorio, avevano notato davanti all'abitazione dell'uomo in via delle Albicocche uno strano viavai di persone. Sospettando che si trattasse di pusher e clienti, sono intervenuti identificando il proprietario dell'immobile. È bastato effettuare una perquisizione domiciliare poi per avere la conferma che le loro ipotesi erano fondate. Rinvenuti e sequestrati nascosti in una stanza 29 involucri di carta d'alluminio contenenti erba, una bilancia di precisione e vario materiale per confezionare le dosi. Estesa l'ispezione a questo locale adibito a stalla, occultate sotto fieno e letame di cavalli, sono state anche rinvenute 24 confezioni in cellophane sottovuoto contenenti sempre marijuana per un peso complessivo di oltre 25 kg. All'Opresti, su disposizione del magistrato di turno, sono stati concessi gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari. E sempre per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, la Polizia di Stato ha arrestato, sempre nel capoluogo etneo, il 40enne Fabio Gangi. È stato sorpreso da agenti della squadra mobile mentre a bordo del suo scooter Honda SH300 in viale Mario Lapisardi riceveva una busta di quelle comunemente utilizzate per la spesa da un altro motociclista per poi dileguarsi ad alta velocità. In seguito e fermato dagli investigatori, è stato trovato in possesso di un chilo di marijuana. Sempre la Polizia di Stato, sempre a Catania, ha tratto in arresto un tunisino per reati di resistenza e lesione a pubblico ufficiale. L'uomo è stato intercettato da una pattuglia in via 6 aprile, era in evidente stato di escandescenza. Gli agenti hanno tentato di calmare il soggetto, quest'ultimo invece però si è scagliato nei confronti degli stessi agenti, aggredendoli con calci e pugni, danneggiando con il proprio corpo anche la vetrina di un esercizio commerciale e proferendo frasi inneggianti
aderenti al fondamentalismo islamico. È stato poi bloccato dalla polizia e portato in commissariato. E adesso parliamo di un incendio che si è sviluppato nella tarda serata di ieri nella zona di via Plebiscito, sempre a Catania. Incendio di vaste proporzioni ieri sera a Catania, che si è protratto anche nel corso della notte. È divampato in una falegnameria in via dei Fornai, nei pressi di via Plebiscito, nel quartiere di San Cristoforo. Tanta paura per i residenti, che si sono riversati in strada a causa delle fiamme che si sono sprigionate col rogo. Per fortuna nessun ferito, ma tanta paura. Sono ancora da accertare le cause che hanno causato l'incendio. Continuano a lavorare sul posto le squadre dei vigili del fuoco, con autobotti e mezzi speciali. Dice c'è puzza di bruciato. E dopo è scoppiato il furibondo, che sono tutte fiamme alte 10-12 metri. Quindi tanta paura? Tanta paura. Era una fabbrica adibita alla costruzione di bare, quindi insomma tanto legno dentro? No, e allora questa era una fabbrica di cassa da morto e c'hanno ancora i macchinari tutti bruciati e un sacco di legname lì dentro. Hanno buttato la porta per aprire, signora esca, e siamo usciti tutti. Cosa ha visto? Niente, la cosa che poggiava a fuoco. Tanta paura? Certo, è una nottata che siamo per bere, se facesse secondo. Ora vi hanno rassicurato? Ora sì, però ora ancora sono qua i vigili, i carabinieri, sono tutti qua ancora. L'incendio è avvenuto esattamente all'interno del Civico 7 di via Cortile Archirotti, nella zona di via Plebiscito, proprio attaccato con la palestra Azzurria. Le fiamme si sono sviluppate in un locale adibito a falegnameria per la costruzione di casse da morto. Successivamente l'incendio si è propagato a due abitazioni vicine, in via Cortile Cafiero. In una di queste è crollato il tetto e quindi la casa è inagibile. Sul posto stamattina, personale della Protezione Civile del Comune di Catania, che ha garantito un alloggio momentaneo alla famiglia sfollata. Ma noi stiamo intervenendo dove è possibile, particolarmente con una famiglia che ha perso tutto, la casa, ha perso qualsiasi tipo di oggetto personale, anche indumenti, di poter dare una ospitalità almeno per i 3 giorni per quello che sia consentito, in attesa poi eventualmente di trovare una sistemazione loro diversa da quella che gli possa consentire di un minimo di vivibilità. E si possono fare delle ipotesi su quelle che sono state le cause di questo rogo o ancora no? No, ancora ci sono degli accertamenti, tra l'altro poi è tutto nelle mani, diciamo, delle autorità giudiziarie e della verifica dei vigili del fuoco. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incendio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche carabinieri e vigili urbani. Qual è la situazione al momento? Allora, al momento la situazione è sotto controllo, l'incendio è stato tutto spento, stiamo smassando le parti combuste ed è sotto controllo. C'è una casa che è stata completamente evacuata perché è venuto giù anche il tetto, oltre che quello della falegnameria? Dunque, l'incendio che è della falegnameria, che ha coinvolto 2 appartamenti e sono attualmente inagibili, stiamo sempre mettendo in sicurezza entrambi gli appartamenti, le parti pericolanti. Il vostro tempestivo intervento già ieri sera con un'altra squadra ha evitato che si propagasse le fiamme alle abitazioni circostanti? Sì, il tempestivo intervento nostro, abbiamo provveduto a non propagare l'incendio nelle altre abitazioni adiacenti. Senta, al momento non è ancora possibile fare una valutazione su quelle che possono essere state le cause? Le cause sono in fase di accertamento ancora. Ci spostiamo adesso ad Aci Sant'Antonio, nel Catanese, dove il Codacons chiede l'intervento dell'ASP in merito all'acqua sporca che da qualche giorno sgorgherebbe dai rubinetti di diverse abitazioni. Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte degli utenti sant'antonesi, spiegano dal Codacons che oltre alle frequenti interruzioni del servizio riscontrano la fuoriuscita delle tubazioni di acqua tutt'altro che limpida, di colore biancastro o rossastro. La sede intercomunale del Codacons di Aci Sant'Antonio, dirigente dell'ufficio legale regionale, chiede l'intervento immediato dell'ASP di Catania affinché vengano effettuate tutte le verifiche del caso e i necessari controlli a tutela della salute pubblica e annuncia l'attivazione di una task force di servizi ACOSET per accogliere le segnalazioni da parte dei cittadini dei disservizi idrici su tutto il territorio. Anche noi in redazione abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di utenti sant'antonesi che hanno
hanno postato in molti casi delle immagini su Facebook, una di queste la stiamo vedendo insieme. Adesso il Codacons chiede, come abbiamo sentito, l'intervento dell'azienda sanitaria provinciale per capire cosa stia accadendo nelle condotte idriche che portano l'acqua potabile, se così possiamo dire, nei rubinetti delle diverse abitazioni sant'antonesi. Andiamo ancora avanti, il parlamentare all'Ars, Anthony Barbagallo, presenta una interrogazione sulla discarica di Motta Sant'Anastasia. Parliamo dunque di rifiuti, vediamo. La discarica di Motta Sant'Anastasia senza autorizzazioni, allora va chiusa. A dichiararlo è il deputato regionale all'Ars del PD Anthony Barbagallo, che ha presentato una interrogazione parlamentare con la quale si chiede l'intervento dell'assessorato all'energia per un'immediata verifica. Una nuova levata di scudi sulla questione di scariche in prossimità dei centri abitati come questa, che si trova al confine anche col comune di Mister Bianco, al cui sindaco proprio Barbagallo fa riferimento in merito alle azioni finora portate avanti per la risoluzione del problema. La Oikos, società che gestisce la discarica denominata Valanghe d'Inverno, non risulta infatti in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, dice Barbagallo nella sua interrogazione, eppure continua ad effettuare attività di abbancamento di rifiuti. Il gestore sostiene di poterlo fare perché ha chiesto il rinnovo della precedente autorizzazione, ma come ha recentemente confermato il Ministero dell'Ambiente, spiega Barbagallo, l'istituto del rinnovo periodico dell'AIA è stato abolito per le richieste successive al 7 gennaio 2013. Chiediamo dunque all'assessorato all'energia di verificare se la richiesta dell'Oikos sia precedente a quella data e, in caso contrario, di attivare tutte le iniziative necessarie ad impedire il proseguire dell'attività in una discarica priva delle autorizzazioni richieste. Chiedo pertanto all'assessorato, conclude Barbagallo, di intervenire nel più breve tempo possibile, anche alla luce delle numerose iniziative assunte dagli amministratori locali, ad iniziare dal sindaco di Mister Bianco Nino Di Guardo e dai molti comitati civici ed associazioni del territorio. Parliamo adesso di immigrazione, ONG e porti chiusi in Italia alle ONG, perché il presidente della Camera Fico è stato oggi a Pozzallo, a Ragusa, e ha tra l'altro detto: Sibillino, i porti non li chiuderei, vedete immagini di repertorio. Il presidente della Camera Roberto Fico, dopo la visita all'hotspot di Pozzallo, è stato chiaro, ha tra l'altro aggiunto che su questo tema servono cuore e testa. Le ONG qui a Pozzallo, ha detto ancora Fico, hanno fatto un lavoro straordinario, me lo hanno confermato il questore di Ragusa, la prefettura, il sindaco. Quando si parla di organizzazioni non governative, ha aggiunto il presidente della Camera, bisogna farlo chiaramente, facendo nome, cognome anche dei loro finanziatori, altrimenti non si fa una buona informazione. C'era un'inchiesta a Palermo, dice ancora Fico, che è stata archiviata, c'è un'inchiesta a Catania ormai da un anno che pare non cavi un ragno dal buco, dice ancora il presidente della Camera. Le ONG sono state fondamentali nel salvare le vite umane. Ancora il presidente della Camera dice che, come terza carica dello Stato, affermo che bisogna essere solidale con chi emigra, che sono storie drammatiche che toccano il cuore. Tocca all'Europa farsi carico di questa emergenza, ha detto ancora Fico, non solo all'Italia, e bisogna tirare fuori gli estremismi, perché la solidarietà si fa insieme. Se questo è un approdo, deve essere un approdo europeo. L'Europa, ha concluso il presidente della Camera, l'Europa tutta insieme, che deve farsi carico dei flussi migratori, e l'Italia, che è un paese che si trova al confine col Mediterraneo, non può tirarsi indietro, ed è qui che vanno aiutate le persone. Bene, torniamo in studio, parliamo però di caldo, perché sta per arrivare la prima ondata vera, di caldo vero dell'estate, almeno dal punto di vista del calendario. Nelle prossime ore il termometro salirà fino a 40 gradi nelle zone interne della nostra isola. La prima ondata di caldo africano dell'estate 2018 arriva in queste ore in tutta Italia, a partire proprio dalla Sicilia, che sarà investita dalla corrente d'aria calda che porterà anche sabbia sahariana. Occhio dunque al clima, che in breve, tra oggi e domani, comincerà ad essere torrido, soprattutto nella parte interna della nostra regione, dove il termometro sfiorerà i 40 gradi. Non dovrebbe trattarsi di una toccata e fuga,
in quanto il caldo dovrebbe insistere almeno per tutta la settimana, sebbene rivedendo a ribasso le temperature massime. Questa sarà la costante che caratterizzerà l'estate 2018, che non sarà caldissima ma nemmeno fresca, ma che riserverà pause anche evidenti durante il corso delle settimane. Quest'anno infatti El Niño non avrà alcun effetto sul Mediterraneo, per cui le temperature saliranno sì, ma con sopportabile moderazione. La variabilità, che se guardiamo al passato non è nemmeno un fattore eccezionale, sarà dunque il leitmotiv di una estate calda ma anche fresca, con escursioni termiche assai più marcate rispetto al passato tra il pomeriggio e la sera. Le prime ondate di caldo in arrivo, secondo i meteorologi, faranno dunque un po' meno paura, ma bisognerà come sempre fare attenzione ai più piccoli e agli anziani, evitando l'esposizione al sole, rinfrescandosi adeguatamente, bevendo tanto, tenendo però a distanza bibite gassate e ghiacciate, nell'attesa che arrivi la fase più torrida dell'estate, quella che sarà compresa tra la fine di luglio e l'inizio di agosto. Per chi è già in vacanza, buon mare, buona montagna. E adesso passiamo alla cronaca politica locale, andiamo ad Cireale, dove l'assessore all'ambiente, mare e agricoltura Daniele La Rosa rinuncia al ruolo di consigliere comunale per dedicarsi interamente all'assessorato affidatogli dal sindaco. Dichiara l'assessore La Rosa: avendo ricevuto la nomina di assessore con delega all'ambiente, mare e agricoltura, ritengo necessario porre tutta la mia attenzione al ruolo che mi è stato affidato. Per tale ragione rinuncio ad assumere il ruolo di consigliere comunale all'interno del civico consesso. Ringrazio chi mi ha votato e chi ha creduto in me in questa difficile campagna elettorale, dice ancora La Rosa. Sono onorato dell'incarico che il sindaco di Acireale, Stefano Alì, ha voluto conferirmi. Il mio impegno sarà massimo e sono certo che con l'impegno di tutta la squadra daremo il giusto apporto al sindaco e alla città di Acireale. Ci spostiamo adesso da Acireale sull'Etna, più precisamente a Piedimonte Etneo, dove è stato presentato un innovativo progetto. Si chiama Etna Ambiente, è un progetto educativo, formativo, inerente all'ambiente e rispetto di ciò che lo circonda. Vediamo. La prima spia per una nobile causa è stata fatta questa mattina, neanche il tempo di attivarla, l'app che da oggi consente ai cittadini di Piedimonte Etneo di vestire i panni degli 007 contro le microdiscariche. Si chiama Etna Ambiente, il progetto ideato dall'Associazione Strada del Vino e dei Sapori dell'Etna e al centro di un protocollo di intesa con il Comune. L'obiettivo è quello di trasformare il telefonino in uno strumento di civiltà ed attivismo prezioso. Adotta una telecamera. È ambiziosa come proposta. È una proposta importante perché dà a tutti i cittadini la possibilità di installare sul proprio balcone, puntando sul solo pubblico, una telecamera che non rischia di essere danneggiata, ma di incastrare invece le persone che commettono un reato. Questo è un regolamento che viene adottato dal Comune, quindi approvato dalla Giunta Comunale, che dà l'autorizzazione a puntare al suolo pubblico. L'unica cosa che devono fare i cittadini è dare l'autorizzazione al Comune per utilizzare i file con l'immagine del reato. Basta scaricare l'app Etna Ambiente, semplicissima da usare, per innescare un circolo virtuoso che consente di segnalare in forma anonima l'abbandono di rifiuti in strada a chi dovrà poi intervenire. Ecco perché il ruolo delle amministrazioni comunali è fondamentale per far sì che dall'avvistamento si passi alla bonifica del territorio. Amiamolo e rispettiamolo, il messaggio del primo sindaco dei comuni dell'Etna ad aver colto l'opportunità. È un vanto quello di questo comune, di questa amministrazione, aver aderito a questo progetto che adesso si spera di estendere a tutti gli altri comuni. Ma l'intuizione è stata quella di dare ospitalità alla Strada del Vino, mettendo a disposizione questa bellissima struttura che è gestita appunto dall'associazione assieme al GAL, Terre dell'Etna e dell'Alcantara, e da qui è iniziato un percorso che ci sta portando veramente lontano, al di là delle più rose aspettative. È un progetto molto innovativo e l'auspicio è che anche i comuni vicini accettino di aderire, ma di questo sono certo. Sono presenti alcuni colleghi di Milo, il sindaco di Sant'Alfio ha mandato un rappresentante, è presente il vice sindaco di Linguaglossa, quindi già l'interesse c'è e siamo sicuri che, come abbiamo detto, saremo un esempio virtuoso che verrà seguito da tante altre persone.
Da Piedimonte adesso a Sant'Alfio, parliamo di appuntamenti nel weekend perché oggi scatta a Sant'Alfio appunto la sagra della ciliegia, oggi e domani nella cittadina sarà possibile gustare la torta alle ciliegie ed ammirare le splendide composizioni dell'infiorata alla frutta. L'inaugurazione della sagra è prevista per le ore 17.30 di oggi nella centralissima piazza di Sant'Alfio. La manifestazione andrà avanti per tutta la serata ma anche le domani, con l'apertura degli stand a partire dalle ore 9.30, poi l'esibizione degli spandieratori, lo spettacolo folk a cura del gruppo Carusiddi e Picciriddi e nel pomeriggio con l'intrattenimento a cura di Elianto Country Western Line Dance, della maestra Antonella Messina. Dunque appuntamenti per il weekend, la sagra della ciliegia oggi e domani a Sant'Alfio. Bene, nessun aggiornamento dalla nostra redazione, dunque termina qui questa prima edizione di Ora TG che avete visto sul canale 89 del Digitale Terrestre in Sicilia di Rai TV, che avete seguito sulla pagina Facebook di Rai TV, dove potrete rivedere questa e le altre edizioni del TG che potranno essere riviste anche sul sito internet www.raitv.it e sul nostro canale YouTube. Prossimo appuntamento con l'informazione su Rai TV è fissato alle ore 19.45 di questa sera. Grazie per la vostra compagnia e ci lasciamo con il meteo. Le previsioni del tempo per la giornata di domani 1 luglio, cielo ovunque sereno, venti deboli, mari calmi. Le temperature da 13 gradi ad Enna a 35 a Siracusa, nel capoluogo etneo e nell'Interland 21 gradi la minima, 34 la massima.